L'attesa è finita, domani inizia il campionato, il Pescara giocherà in trasferta, ore 20:45 il calcio d'inizio contro la Ternana dell'ex Salvatore Aloi e dell'ex Capuano. Il tecnico Baldini ha parlato in conferenza stampa questa mattina, De Marco qualche linea di febbre ma verrà convocato ed è stata anche detta la formazione. L'andiamo a vedere insieme, 4-3-3, il sistema di gioco, Plizzari tra i pali, Pierozzi e Crielese, i terzini, Brosco e Pellacani, i centrali, Squizzato, regista con Tuniov e D'Agasso in mezzo al campo, davanti Cangiano e Bentivegna ai lati di Edoardo Vergani. Convocati sia Moulet che Lonardi, il difensore centrale arrivato questa mattina, ha fatto il primo allenamento e non sarà comunque utilizzato, invece se dovesse esserci bisogno, ha detto il tecnico Baldini, Lonardi ci potrà dare una mano. Parole importanti spese da Baldini nei confronti dei tifosi e soprattutto un messaggio di fiducia. A maggio saremo tutti contenti, ha detto il tecnico biancazzurro, che poi ha fatto le lodi a un giovane dell'Accademia. Si chiama Arena, è italo-australiano, ha 15 anni e ha detto se serve potrà giocare perché ha dei numeri. Ma con le immagini di Alberto Capo andiamo ad ascoltare le parole del tecnico Silvio Baldini. Come sta la squadra dal punto di vista proprio strettamente fisico, se c'è qualche indisponibile dell'ultima ora, se i nuovi arrivi sono convocabili e quanto utilizzabili. Grazie. Allora, all'ultimo momento stamattina Di Marco ha accusato qualche linea di febbre, 37,5 di febbre, e quindi non si è allenato, però viene via con noi, vediamo stasera come sta. E quelli che sono venuti sono tutti e due convocati, però Moulet è arrivato stamattina, quindi sarà convocato ma non sarà utilizzato, mentre Lonardi è venuto ieri, ha fatto un allenamento ieri, uno oggi, quindi anche lui partirà dalla panchina, però ecco, lui se ci fosse bisogno può essere utile. Facciamo prima di dirvi la formazione, così almeno, no? Siete tranquilli. Vabbè, Plizzari, Pierozzi, Brosco, Pellacani, Crialese, Squizzato, Tuniov, D'Agasso, Bentivegna, Cangiano e Vergani. Così, par condicio. Oggi tenere la formazione è da fessi, lo sai perché? Perché i procuratori sanno chi gioca e chi non gioca, quindi hanno i loro amici, le loro preferenze, lo dicono, quindi tanto vale, lo diciamo a tutti, così almeno siete tutti sullo stesso livello, dai. Mister, io su alcune situazioni del nostro reparto, del reparto offensivo del Pescara, perché chiaramente non ci sarà Sasanelli per squalifica per le prime tre giornate. Un'alternativa a Edoardo Vergani, qualora dovesse servire nel ruolo di numero 9, chi può essere? C'ho due giocatori, uno è Ferraris che si è sempre allenato con noi da esterno oppure da centrocampista, lui ha sempre giocato anche mezza punta. Ma abbiamo una sorpresa, abbiamo un ragazzo, si chiama Arena, che ha 15 anni e mezzo. Ma veramente? Sì, sì, in panchina. Abbiamo veramente questo ragazzo, sarei conquistata sul campo. Io ho fatto allenamento, ho visto uno che fa gol, ho visto un ragazzo che non mi sembra che abbia 15 anni e mezzo, ma mi sembra molto più grande come maturità fisica, ma soprattutto anche di testa. Ho visto un ragazzo che secondo me ne sentirete parlare. Perché questo ha i numeri per poter arrivare dove vuole, sperando poi che i familiari, i procuratori, le fidanzate non si mettano di mezzo, perché poi la storia di ognuno dipende da tanti piccoli fattori. Però ecco, lui il campo gli ha dimostrato che in questo momento è un giocatore che può esserci utile.